Buonasera. Buonasera mister, ci dia subito un giudizio sulla gara, il suo giudizio sulla gara. Ma secondo me il primo tempo abbiamo fatto bene, abbiamo trovato il gol del vantaggio subito, abbiamo rischiato praticamente niente, abbiamo avuto altre due o tre situazioni molto importanti per raddoppiare. Nel secondo tempo invece per 10-15 minuti il Perugia è partito bene, ha avuto una grande chance con Kingsley. Poi ci siamo riequilibrati, abbiamo ricominciato a giocare, la partita è diventata più equilibrata e siamo stati bravi poi a fare il secondo gol e la sensazione è stata da quel momento che insomma la potevamo gestire e portare a casa. Sia in tribuna stampa sia dalle parole di Nesta il concetto era sempre lo stesso, questo Brescia è davvero forte. Dove è intervenuto lei e come ha preparato questa partita? Ma se è un percorso ormai da 4 mesi e mezzo che stiamo insieme, la squadra ha vissuto varie fasi, io sono entrato alla quarta giornata, avevamo un trittico di partite ravvicinate, in quel momento ho dato equilibrio alla squadra, poi avevo in testa un'idea e devo dire che ho trovato dei giocatori molto recettivi da questo punto di vista che hanno qualità. Abbiamo consolidato un atteggiamento, un modo di vedere il calcio, abbiamo acquisito sicuramente consapevolezza attraverso anche risultati importanti. Ero curioso anch'io oggi di vedere come avremmo approcciato dopo 3 settimane di pausa e ho trovato la stessa squadra consapevole e matura che avevo lasciato e questo sicuramente è un buon viatico per il proseguo del nostro campionato. Ma l'idea, infatti secondo me in fase non possesso abbiamo lavorato molto bene, di stringere molto le linee, sapevamo un po' il loro stile di gioco, che volevano giocare tanto dentro e volevamo chiudere questi filtranti, indirizzare il gioco esternamente dove sapevamo che ci sarebbero andati con meno giocatori e ci avrebbero creato meno problemi. Secondo me lì abbiamo lavorato molto bene, abbiamo limitato questi filtranti centrali, quando ci sono andati dentro eravamo molto corti con la linea, dunque siamo andati spesso a prendere o il trequartista o l'attaccante che sfilava andando a contrasto e non permettendo, a parte qualche tiro da fuori area, niente di particolare e dunque l'abbiamo secondo me sviluppata con grande attenzione e l'hanno interpretata molto bene i miei giocatori. No, io tengo molto all'approccio perché dico sempre che da come vai dentro la partita probabilmente la sviluppi anche. Voglio essere una squadra molto reattiva, lavoriamo questo nel riscaldamento per far sì che i ragazzi partano con questo tipo di approccio, nella consapevolezza che normalmente quando poi giochi fuori casa è normale che la squadra avversaria voglia mettere subito l'avversario in difficoltà, invece per me il fatto di attaccare e di far capire che insomma siamo in campo e vogliamo far molto bene è importante per inibire anche un po' l'insicurezza della squadra avversaria e oggi l'abbiamo fatto bene costruendo anche il gol, sviluppato tra l'altro molto bene, costruendo nel primo tempo tante altre 3-4 situazioni molto importanti. Tra qualche giorno riavrà con sé Marco Moscati, è stupito il fatto che da qualche mese non trova più spazio da Perugia? No, Moscati non so se sarà con me fra qualche giorno, posso solo ribadire la grande stima tecnico-tattica e caratteriale con il confronto di un ragazzo che conosco bene perché ho avuto modo di allenare e su questo mi fermo, ma sul resto non c'è assolutamente niente di scontato. A posto. Anche se il suo sorriso dice di più. No, ma è vero, non c'è niente di scontato ragazzi, Moscati è un giocatore del Perugia. Grazie, arrivederci.